Ciao a tutti, oggi ho preparato per voi un nuovo tutorial con le farfalle. Seguitemi su Instagram per tanti step by step. Vi presento il set di 6 pezzi della marca Saviland. Questi sono 6 colori di Spider Gel. Sono molto di qualità, economici e molto pigmentati. Adesso vi faccio vedere la consistenza. Questo è un bellissimo rosso. Guardate quanto è pigmentato. Nero non può mancare mai nella collezione. Sotto comunque nella descrizione vi lascio il link dei prodotti. Molto figo, guardate. Argento. Color oro, blu, è quasi un blu elettrico, fighissimo, secondo me anche super estivo. E il bianco che useremo anche oggi, super texture, super pigmentati. Vi faccio vedere anche il mio supporto molto bello rosa, nuovo. Adesso copro la tip con un colore nude e asciugo la lampada. Per prima faremo questo design molto semplice, però colorato sia primaverile che estivo. Su un foglio per nail art ho messo 4 colori, rosa, bianco, grigio glitterato e bianco latte, per fare sottosfondo delle nostre farfalle che faremo sia per il primo sia per il secondo design. Mescolo, se volete proprio i passi più dettagliati vi lascio il link nella descrizione di sotto. Sulla tip già asciutta metto un po' di base, solo nella zona dove vogliamo fare l'effetto marmo, è pochissimo. Prendo il pennello per degradé . Dopo, quando il nostro design è già asciutto, copro con top mat. Dopo cuore asciugo ancora in lampada. Prendo un pennello sottile, il nostro spider gel, e lo vado a mettere solo dove mi serve. E lo asciugo a lampada. Un'altra bella qualità di questo spider gel è che non ha dispersione.